Sì, allora nasce proprio dall'esigenza di dover dare voce alla maggioranza silenziosa che fino a oggi non si è espressa riguardo al Crescent, cioè fino a oggi abbiamo sentito solo voci contrarie, quando poi sappiamo benissimo che gran parte della cittadinanza è schierata a favore del Crescent, ma purtroppo non riesce a esprimerlo proprio perché non ci sono. Noi abbiamo avuto molte sollecitazioni e molte persone alle quali ci siamo rivolti dando informazioni sulla nostra iniziativa, ci hanno risposto letteralmente: finalmente è nato qualche cosa pro Crescent. I famosi contro hanno degli elementi su cui si basano, le vostre motivazioni? Le nostre motivazioni sono tante e varie, e per questo motivo questa mattina durante la conferenza stampa parleremo di queste motivazioni, snocciolandole una per una, e poi soprattutto perché ci troviamo in un momento molto particolare nel quale è opportuno fare un poco di chiarezza, anche perché ci sono organi giudicanti che dovranno chiarire a tutta la cittadinanza qual è la situazione, e in questo momento riteniamo opportuno che si misuri il livello di gradimento rispetto all'opera. Uno su tutti i punti di rimozione di forza? Il futuro dei nostri figli, questo è il punto principale. Noi siamo in contrapposizione di nessuno, così come siamo apolitici, apartitici, a sostegno di nessuno, quindi non abbiamo interessi in questa storia, però il nostro interesse è esclusivamente per il futuro di questa città.